Sì, sì, se mangia. Bene, è incluso. La di qui io è una tristezza, guarda. È una tristezza. Si stava meglio in Bulgaria, guarda. Ti posso assicurare. Ecco, questi hanno i prezzi assoluti. Manco l'armadio ci sta. Ah! Ah! Che sta? Dry cleaning. So it. Bene, possiamo riassumere questo albergo in una parola. Na cacata. Siamo motivati dentro. Questa è la via più esclusiva di tutta Londra. Dice che non si può bere, non si può mangiare, non si può mangiare niente su sta via. C'è solo la roba che costa tantissimo. Quanto costa però? Che è 72 CT? Che è mezzo milione tipo... Oppure il centesimo. Questa è huge. Perché cioè, la crisi la sentono anche loro, eh. Qui è tutto esclusivo, si mette a fuoco, lo vediamo.
Lezioni di Brisco, vai. Ale, questi qui sono quattro. Questi qui si capiscono perché. Certo. Okay. Speriamo che capisci. Tu left. Ma quelli chi sta gente di qui. Chi è no? Allora, questo può essere che. Questo è. E c'ha la corona. Può essere. Questo qui non c'ha un cazzo, quindi può essere che. È la. È un infante. Esatto. Infante donna non si è mai visto. Infante donna, vabbè. Comunque. La wifi, no? Anche il re donna non si è mai visto. No. Comunque. Vabbè, di qui c'è la corona di qui, però di qui non ce l'ha. Esattamente una cazzata. Questo è proprio un dubbio, perché ne so. Quest'altro mi sa un fan. Questo qui è un dubbio perché c'è la corona di qui e di qui non ce l'ha. È possibile che io mi sia. Penso che sia un fan, ma. Messo gli acceri e me l'ho da un'altra volta. Non si sa mai. Guarda, che cazzo è? Guarda, guardalo. Quindi, questo qui è re? Guarda, guarda. Sì. Adesso arriva magnitudo, terremoto, tu? Oh, ma. Che devo fare io? Day one. Bella prima. Voglio arrotare. Guardate la sorba inglese. Vedi, allora, una, uno. Io sono il numero, anzi, numero zero perché partimo. Uno. Come vettori. Sto bene, dai, sto bene. Sto bene, dai. Sto bene, non mi reggo solo un piede. Panorama, via. Non c'è male. Dai, che è quella? Nottata un po' movimentata. Però vabbè, alla fine tutto va bene. Oggi andiamo a fare un girettino un qua e là al Bagangis, Bagan Palace e un po' di roba uguale. Bene, adesso andiamo a fare colazione. No, dico, guardate sto sorba numero uno che ha fatto. Le pantofole del Napoli. Io beh, mi ho ricordato vado a comprare le pantofole oggi, mi sono scordato. Bene, da Londra, dalle tre sorbe è tutto, linea allo studio. No, non facciamo riferimenti politici. Va bene, va bene. Secondo video del secondo giorno, sotto la pioggia. Sotto la pioggia. Under the rain. Come sempre a Londra. Come sempre. Dopo 3 secondi che c'è il sole, piove. Lo so, è ormai. Ma lo so anche qua. Nel frattempo... È molto lunatica la pioggia. Nel frattempo che apri l'ombrello, finita la pioggia. Eh sì, questa è una panoramica a 360 gradi di quello che c'è stato. Sì, stiamo a cuocere lo arrosto. Non c'è più questo, ecco questo. Lo arrosto. That's how we do it. Arrosto, lo arrosto. Ma che pranziamo? Io mangiamo un tosto adesso. Colazione fotonica, la colazione oggi mi sono sfornato. Di tutti i tipi di carne. Io sto sotto quattro mancetta che. Ale, rotto l'ombrello. Ale, volamo, Io l'ho paccato così, a dirlo. Bene, passo, io smorzo che tu si allaga il telefono. Grazie, linea allo studio. Lei cosa pensa di questa Inghilterra? Non risponde. Che cazzo sta fa? Oh, questo è Gesù Cristo camminando all'acqua. Oh, è Fio. Questo sta a fare il buco, ecco. Guarda che motoring c'ha, guarda. Sembra quelli lì. Il traghetto. Come plana. Bello. Ma piove? No, no, ecco l'altro. Ha smesso, era ora. Cosa pensi di questa Inghilterra? Bella, pieno di cigni, pieno di uccelli strani. Bello. Tu a che razza appartieni? Io sono ancora dentro il VVS. Ma quello c'ha l'alettone però. Mi sa che c'è un po' di torcicollo con l'affare di lì. Leggermente.
Bene, tanti saluti. Lina allo studio. Com'è il soggiorno in questo parco? Quante stelle ha? Non risponde. Oh, quello lì è un'anatra Dark. Come Yara. Vedi, c'è anche il ciuffo. Emo. Quello è Germano Mosconi. Guarda, vedi, c'è il ciuffo, è Nemo. Interessante. Tu? Ma dove, che razza sei? Verremo un bellissimo esemplare di struzzo. No, struzzo. Giorno di qui c'è un esemplare di che? De scoiattolo. De scoiattolo. Mammut, no, tu chi sei invece? Un esemplare di palumpa. Palumpa. Pigmeo. C'è uno scoiattolo. E lo carosto ce l'emo? Quello della Vivident. Tutti vediamo il suo habitat naturale. Un uomo di poche parole. Sempre giorno 2. Questa è la basilica dove c'è la basilica, proprio la basilica. La chiesa, vabbè, quella che è l'abbazia. L'abbazia, ecco. Si chiama The Westminster Abbey Shop. Dove si è sposata Diana e cosa? No, che Diana? La Kate. William e Kate, Bucci papà papà. Tu è l'iniziale Bucci come Kate papà papà. Vabbè, e ecco. Eccola. Niente, basta. Bah, niente di che, eh. Ma aspettavo un po' meglio. Io si sposavo tra chiesa e Santa Maria che è la basilica. Ci sposiamo. Oh, questa non si scalza, attenzione. Sì, Pippa è molto meglio di Kate. Non ci ha capito niente cosa. Te lo dico io. Non ci ha capito niente. Prima la conosce la sorella e dopo eventualmente Pippa. Questo invece è la sempre quello. È dietro. È lì. Il culo. È fianco. Ma questi dei IMU quanto cavolo pagano con tutti questi piani e tutti questi metri quadri? Sono sempre due. Siamo sulle torri gemelle. Non so che anno comunque, vabbè. Giorno, dillo tu che tanto ormai. Giorno 2. Che giorno è? 2. Aspetta. Giorno 2 mi pare. Sì, 2. Ma sei sicuro che è 2? O 2.5. 0.1. Sì, 0.1. Giorno 0.1. Perché siamo partiti da 0, però adesso torniamo normali, sì, sennò non ci capiscono. Facciamo il calendario mai. Allora avanti. Il giorno 2. Questo è il giorno 2.0. Siamo andati da Starbucks, tutto questo famoso Starbucks. Mai andato io a Starbucks, infatti adesso. Incredibile, incontrato due amiche di Santa Maria. Santa Maria, cioè di qui c'è. Erano due amiche mie. Che te frega, scusa. Chi è? Ma non le conosci? Vabbè. Dimmi chi è. Ilaria Vincenti e Sara Macellari. Sara Macellari è una parente mia. Sì, perché... Beh, è una cugina. Bello scoprire le parentele via selfie. Sì. E Nora Santucci. Ah, Nora Santucci la conosco. Lui piana hamburger? Come no? Ma io ti cagno il cosetto, il furgoncino. Bene, comunque una cosa ho notato, ci sono molti italiani, ma tantissimi. Tanti. Solo italiani. Oh, è arrivato più italiani quasi abbastanza. Un bellissimo esemplare di porco spino. Lui è un porco spino. No, Fruzzo è anitrone, porco spino. E adesso aspetta che mi viene Nandra. E sono tutta la giornata. Vedi? Starbucks. Nata volta. Starbucks, soprattutto. Però Fincio sono mai entrato a Starbucks. Ma anch'io. Ma lo tocca io, l'ho trovato lì, ci metti mezz'ora è un porco spino, vedi? Un porco spino è un bellissimo esemplare di iettatore. È uno iettatore musicale. No, lui c'ha quelli proprio da iettatore. No, così pare più un Blues Brother, vedi? Metti i tuoi. Te prego. Che tua, no? Anche quei tuoi. No, allora. Lo iettatore c'ha gli occhiali tondi. È un'azienda ormai fallita. Perché gli occhiali ce l'ha lui e lo iettatore vero. Dubai hanno venduto. Però c'ha la custodia dei Ray-Ban. Sicuro. Aspetta, mostriamo il risultato finale. Aspetta, Questo che è? Signori e signori, uno Starbucks tristissimo. E ecco lo iettatore.
Questo invece è un altro porco spino, vedi, due porco spini cambiamo. Sì, due. Uguale. Questo è l'unico africano non negro. È male di menzioni. Adesso! Sei nero, non manco lui. Che vuol dire che sono nero? Sono africano! Bene, non andrà su YouTube questo video, ma su YouPorn. Tocca tagliarlo, io odio quando tocca tagliare i video, perché è una sega infinita. Perché tagliare? Perché non si può dire, se possono dire, ma... Bello fai video all'incontro, che non sai quello che riprendi, però... Mi improvvisate. Scusa, attaccatelo qua, così siamo... Quanti videocamere... Così, al GoPro. No, prestate il cappello, lo metti qua sopra. Mettilo, un collo di qui. Una maglietta stupenda. Bene, detto questo, Spiro, possiamo andare. Da Londra è tutto. L'oiettatore che dice salve a tutti. Salve a tutti. Bene. Salve a tutti. Salve a tutti. Dalle 5 torri gemelle di Londra è tutto. Linea allo studio. Giorno 2. Numero delle sorche 2. Con che? Una fagioli al curry, che era? Non so, salsa barbecue al curry. È stato un attentato alle tue scarpe. Erano tutte bianche, però. Giorno 2. Secondo me è stato l'oiettatore. Dai. No. Adesso facciamo un selfie. Si chiama Karma, si chiama. Karma. Punirà qualcosa. Ma sei un copione. I selfie. Guarda come si fanno i selfie, vedi? Due coglioni che fanno un selfie, vedi? Ma ne avevo pillato. Nel giorno 2. Sì, ma questo è il bridge. Questo è quello che va sui denti, quando al dentista ti mette il bridge. Con due cose. Sì, sta bene. Che voi anche le facce sono brutte come quelle che fanno. E sangue fa il video. Ho capito, facciamo il shot. Questo è l'affare che verrà quando andrò al bagno. Il risultato più o meno è una torre come questa. No! Due! No, questo giorno 2 è pieno, Erano 2 ombrella fuori un pacchetto di Harry Potter. Erano beh, questa la tiene 2. Allora, io riepilogamo, scarpe, ombrella, niente. Dov'è il porco spino? Non c'è, eccolo. No, è bovino il porco spino. Manca il porco, iettatore. E va bene, ok. Allora, giorno 2. Quello che adesso. Giorno 2. Majin Buu di Dragon Ball. Non pare Majin Buu? Eh sì. National Gallery. Giorno 2. Giorno 2. Documentario sull'Inghilterra. Ciao. Ecco qua il nostro nuovo amico. Alla. Che non posso dire che... l'aggettivo perché l'ho detto prima che, ma per dire che era il dialetto un po' ecco, mi ci ha voluto un po' allargare. Bene, ecco. Siamo a, come si chiama questo negozio? Crown Gift. Ho fatto guarda, t'ho fatto guadagnare lo stipendio. Questo che è giorno 2? Oh, questo che è giorno 2? Quella fare con me vuol dire Calve Carriol, non lo mostri? Sì, no, di chi? No, no. Va bene, grazie. Ci ha detto anche informazioni molto utili su come passa la serata stasera. Sta bene, sono buone capelle, ma è stai pure riprendendo. Certo. Basta. Giorno 2. Ma strano. Allora, oggi siamo andati a far compere. Al Grosh Gift. E insomma adesso siamo in direzione cena. Sì. Comunque Cina. Comunque cena. Direzione Planet Hollywood. I biscotti alla cannabis. Una vera merda. Inculata. Ecco. Una merda totale. E mi dispiace ma succede quando accade. E ne savoiardi del mulino bianco. Vabbè. Va bene. Pensavamo che vedi la allora che lavora. Io vai nel comune di qui, anche la notte lavora. Guarda. Dai, c'è come al giorno con le recenze. Dopo cena, dove schioppato. Dopo cena, è vero. Dopo cena. Alla prossima.
giorno 3. Siamo in partenza per andare a scuola. Bene. Andiamo a fare un po' di chiacchierata inglese. E di qui abbiamo appeso il nostro bellissimo cartello che capiranno tutti. E ci abbiamo scritto, una buona, vedete il brutto del selfie che non so sa dove è inquadrato. Ecco, Arloca la stanza. No, perché ieri non l'hanno arlocata. Perché ieri l'hanno fatta, quindi ho detto tante volte non capiscono l'inglese. Che in my room, allora hanno detto mettiamoci Arloca la stanza. Bene, terzo giorno, adesso aspettiamo africani che dice terzo giorno, ma adesso. Poi mettiamo prima l'altro. Dopo, via. Giorno 3. Bene, siamo andiamo verso. Niente. No, io ce l'ho sullo zaino le cose. Anch'io ce l'ho sullo zaino le cose. Io lo zaino invisibile. Sì, 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 no. C'è... Giorno 3. Giorno 3. A scuola. Siamo andando verso la scuola. La vedo dura, parlare inglese adesso con la gente. Boh, vabbè, vedremo un po'. Ma non è che devi parlare inglese, abbastanza. Io ancora più dura di te. Basta che fai sì con la testa e va bene uguale. Invece in Bulgaria non andava manco bene, perché sì si fa come no e no si fa come sì. Ah, è vero, allora, al è contrario. Insomma, vabbè. Lì mi sa che anche senza parlare si capisce. Allora, adesso prendiamo la Metropolitan e poi andiamo a school. E ci vediamo dopo. Sì, questa giornata penso che... Ma viene da ridere, ma viene da ridere, ma viene da ridere. Comunque, guarda che palazzetto, questo è considerato basso. Au revoir. Buongiorno. Siamo arrivati alla Kingsgate House 3. Ciao Stefano. Fine del primo giornata di corso di inglese. Com'è andata? Ho due coglioni, un quadro coglioni. Allora vai. Allora lui ha detto che voleva diventare Santa Claus, gli ha detto. Sì. E voleva di abitare a Città del Vaticano. Io mi ha toccato spiegargli che era Međugorje. Angelo di lì è stato a Eccolo! È stato a Međugorje. Due però volte. Le bestemmie che ho intitolato. Va bene. Vabbè, dai. Tu com'è nata? Appena entrato io infatti questo capisce l'italiano secondo voi, e guardato. Porca madonna. Il nostro studiato a Bologna. Appunto non potevo fare niente. Cinque capisce l'italiano. Turso, dicevo. Turso, grazie al cazzo, ma capisce l'italiano. Ma pensando Turso, cioè. Ma provo il telefono, sì, ma ne capisce che si parla in dialetto, lo sappia per culo? Lui ha detto pure che odia l'inglese. Bravo. Ah, sei bravo. Nicola ha detto. Di lì è la porta. Cazzo vuole? Ma poi andare a uno e te sta a insegnare cose di più, io odio l'inglese. Davide! Ci sasso, tu da Hub sei proprio... Oggi Hub, giorno 3, sì, già l'hai detto. Giorno ma ieri la scena di sesso era giorno 2 o 3? 2 e mezzo. 2 e mezzo. No, perché teoricamente era passata la mezzanotte. Allora, 2,5. Ma il giorno di ieri era normale. Cioè, ieri sì. Ma questo col video. Ma ripetiamo che la giornata ancora non è finita. Mano. Il giorno 3 non è finito. No. Non è neanche iniziato il giorno 3, se può dire. Adesso posso andare a fare. Non c'è bisogno di spiegazioni, adesso, basta vedere il video. A pranzo al Burger King. Ah, oh, mi si scoppia il palle. Questo posto non deve la mia azienda non deve partire. A voglia. Pubblico di Mare Cyrus. Hey guys. Com'è? Mi è successa una cosa che lasciamo perdere per allora, guarda, se metti dentro, va, se metti dentro. Ecco, guarda. Ecco a voi il genio, l'ingegnere elettronico che ha realizzato tutto questo. Pronti, Terzo giorno. C'era aggrappato pure, l'aveva London, anzi London 2014. La puttana. Altro che Wonderland. Il socio della puttana. Il puttaniere. Oh, va via, bravo. L'uomo del prosciutto. E un aspirante puttana.
Ciao dal mio! Delinquente! Ah, non c'è questa cappella. Finalmente ci siamo liberati del nero. Noi ce la facevo più. Indiano. È uguale, peggio. Mi fate un profumo. Che giorno è? Il 4 o il 5 questo? Giorno 3 e mezzo. Mezzanotte e un quarto. Trucco di magia. Carta. Ancora della bene. La metto a mezzo. Mi tanto sei la cosa più importante. C'è trucco. Adesso ho imparato a sognare. Dimmi, una per volta o tutte insieme? Fantasia. Tutte insieme. Giulia! Non è per niente! Adele raccogli! Come finire lì? Porca puttana! Tutti là! Dalla camera 514 e tutto. Linea allo studio. Che è meglio. Ma lo studio dei psichiatrici, perché da questi ne servono. Invece voglio, ma buono, buono, buono. Buono, eh. Ma lei diverte, io non Linea allo studio. Giorno 4. Ale Fiorenno. Fiorenno. Allora, di qui siamo in compagnia di tanta bella gente. Questo è Arnato. E praticamente succede che c'è un miope che prova a giocare a briscola, ma è stata difficile. Anche perché sono 38 carte, quindi non ha torno di conti. No. No, io al sole 2 e 3 2 e 2 52. Bravo. E quindi andiamo da capo del massimo. Ah. Bene. Buonanotte. Ma che buonanotte, cacca se carte. Guarda, arrivo. Che lo schiacco. Giorno 3. No, 4. Bravo, come il tuo voto inglese. No, su 5 e mezzo. Zitte. Un bellissimo di orso marino. Orso marino. Di orso partenopeo. No, di orso. Oh, io penso che si vengono su qui. Pascio. Mi fa bene. Qui mi avete anche push up, con zigara. Push up, grosso push up. Senti, bambini, qui non sapete di più. Alfa, selfie. No, mai detto. Alzi, selfie, alfa. Posso spostare il letto, posso subito. Alla ricerca della 40ª carta di briscola perduta. Ho fatto un semaforo, come si accende il riscaldamento? Osservate il culetto è in 40? Come fa a mancare 7 di... Le spalle erano in 38 adesso. Allora le... Ascolta, contiamo. Giorno 4. Bene, è iniziato benissimo questo giorno 4. Io... Perché stanotte un'ora e mezza abbiamo dormito circa un'ora e mezza. No, circa un'ora circa e mezza. Secondo me manco. No. E dicono che abbiamo russato parecchio. Abbastanza. Molto. Dicono. Tu che dici? Non lo so, posso. No, aspetta, fa il verso, aspetta, No. Va bene, allora, giorno 4, siamo a
come si chiama la rivista Zona? Istanbul. Sì. Onion. No, com'è? Sì, cipolla. No. No, Oxford. Holborn. Holborn, è vero. Siamo Holborn. Al corso di inglese, quindi di qui vedi English Study. Study. E di qua c'è un altro corso di inglese, McDonald's. Di qui invece c'è un altro corso di inglese che è un po' meno salutare. Allora, e niente, com'è? Tocca di Cine. No, Cinemo, volendo al Mac o su Subway. Ma Gima al Mac, lascio la wifi. Gima al Mac, Gima al Mac. Ma io, caro, che ne so. Dai, se non morimo. Vai. Hai. Un attimo il mio, pezzo di Excuse me. No worries. Ha già messo il dai, dai. La signora. Fanno fila lunga. Ah, ecco, dai, vieni qua, dai. Oh, dai, che fa da ripià. Giorno 4, La prima volta. Compriamo che... un espresso, anzi, due espresso. Allora, guardate le due, Te, ti do i soldi. Two coffee espresso. Can I have two espresso? No, no, andiamo allo specchio, scena, c'è provato? Lo faccio. Via canale. Anything else? L'acqua salda? No, thank you. No, thank you. Please. Non capisco come fare. Si rimaneva bene, ma dopo io capisco. Thank you for the coffee that's all. Thank you. Comunque è italiano, si chiama Alessandro questo. Come te? No, tu mi chiami. Sei italiano allora? Ma questa è italiana, zil minaccio. Allora parlavo italiano. Oh, eccole, vieni qua. E adesso i miei non li cancelli. Crampo, è fatta, era ora che arrivavi. Giorno 5 a pranzo con i piccioni. Siamo qui con il nostro piatto giapponese, cinese, ancora non ti hai capito. Visticanza. Però. Come se usano. Come se uno queste bacchette. Io voglio l'italiana. L'italiana. Sa! Vole! Chicca dentro! Infilziamo! Mangiamo! E aum! Ciao buono! Vai. Da Picciolandia è tutto. Vieni allo studio. Vieni allo studio. Buono. Giorno 5. Giorno 5. Giorno 5. Io me la svigno. Giorno 5. Giorno 5. Giorno. Giorno 5. Perché dopo 5 giorni siamo riusciti a dire il numero della giornata in inglese. Giorno 5. Questo è il progresso di 5 giorni di stage di inglese linguistico. Raga, io sto di anche day 5. Ah no, come appena entriamo sul mini stage linguistico, quello ci fa what's the day today? E qui 5. Wednesday. Wednesday number 5. Oggi è il 5. 26 of 26 March 6 con TH e anno. Scusa, sempre partito 22, sono passati 5 giorni. 2014. Sì, perché le 22 era il giorno 1, no? Allora ecco, una settimana in stage più o meno ho imparato. Abbiamo perso la condizione del tempo però. Esatto, sì, sì. Bene. Quell'affare ti spostava la pelle. Sì, c'è un asciugamani. L'asciugamani elettrico che è un prepulsore di un aereo, un caccia bombardiere F-24, non so come chiamano. Bene. Allora siamo al museo, come si chiama questo? Al museo National Tate Gallery. Della arte moderna. Di arte moderna. Sì. Era praticamente era bello. Un impianto. Com'è
com'era? Com'erano i quadri, eh? Tu che sei stato la sempre nostra... in giro. Aspetta, attrazione perché c'è un mascalzone di qui. Com'erano i quadri, eh? No, perché lui ha girato tutti, eh? Ecco. Com'erano? La nostra attrazione. Allora, i quadri per Andrea erano questi, perché lui... Questo è molto bello. Pura arte moderna. Lui ha visto solo questo. Guarda, guarda. Perché ci ha muto. Sì, è vero, l'ho notato anch'io. Per non parlare di questo. L'oggetti l'hai fatto vedere. E tutti pensano anche il sapone. E invece no, il sapone no, tocca a Fred. Tocca a Fred. E adesso te, io che ho la mano bagnata, eh. 3, 2, 1. Posta la pelle! Guarda! È un serial killer. Bene, questo è stato il quadro più bello per Andrea. Bene. Detto questo, linea allo panorama. Lo so. Una. Anche. Basta, grazie, alla prossima. Questa... Giorno 6 sulla metropolitana, sì, sulla metropolitana, vedi? Siamo sulle scale mobili e stiamo andando a Piccadilly Circus. Piccadilly Circus. Sono 10 volte che ci andiamo, ancora la capì che c'è. Che c'è sta Piccadilly Circus? C'è uno schermo gigante, poi non so. Ah, ma la piazza quella. Ah, ho capito, ho capito. E che andiamo a fare adesso? Andiamo allo. Cioè, andiamo a cena? No, ancora no. Ancora è presto, no. E quindi andiamo a fare. Che andiamo a fare? Shopping, sempre quello. Sempre shopping. E qui cioè, insomma tutti i soldi. Penso che mezzo fil dell'Inghilterra d'estanno l'abbiamo fatto noi altri. I soldi lì, quindi la finita. Adesso passa quello solito. Post pay. Per maggio sto quello, la post pay. Non ci manca più tante. Dai Bubino, saluta. Io ciao. Piccadilly Circus. Che giorno è oggi? Sei, è la partenza. No, è porca miseria, è l'ultimo giorno, tocca preparare le valigie. Domattina alle 8 tocca partire. Come facciamo a preparare le valigie? La roba la butto dentro, chiudo la cerniera, fatta la valigia. Ho usato un rullo compressore per mettere la roba dentro la valigia, perché ho comprato... Ho comprato 10 bustine, no, più, 12 bustine di tè ho comprato. No, bustine, proprio scatolette. Vabbè. Ormai proprio 12. Perché ho portato un po' di gente. Sì, esatto. Perché all'ultima cena adesso si beve anche il capito? Bene, sorry. Sarà che piamo in metropolitana. Bene, giorno? 5. Sì, Somaro, 6. Giorno? 6. Bravo, alla prossima. 6. Giorno 6. Allora, abbiamo uno scioglilingua che concluderà
i video. Vabbè, domani c'è anche il viaggio, no, mi sono sbagliato. Vabbè, concluderà insomma i video in Inghilterra. Un limone, mezzo limone, tre limoni. Bella! Aspetta, allora di questo. Un limone, mezzo limone, tre limoni. Un vai. Un limone, mezzo limone, tre limoni. Come? Un limone, mezzo limone, tre limoni. Ma era oh, a destra c'è il ghetto. Un limone, mezzo limone, tre limoni. Un limone, tre cani e tre gatti. Oh, yo, yo. Un limone, mezzo limone. Un limone, mezzo limone, tre limoni. Un limone, mezzo limone, tre limoni. Vai. Un limone, mezzo limone, tre limoni. Vai, un limone, mezzo limone, tre limoni. Vai, vai, vai. Un limone, mezzo limone, tre limoni. Un limone, dici, limone, cento limoni. Un limone, mezzo limone, tre limoni. Un limone, mezzo limone, tre limoni. Un limone, tre limoni, mezzo limone. Cazzo dentro. Che? Un limone, tre milioni dopo. Un limone, mezzo limone, tre limoni. Un limone, mezzo limone, tre limoni. Questa appena pigliamo un lo limone, sky, mezzo limone, tre milioni. Un limone, mezzo limone, tre milioni. Un limone, mezzo limone, tre limoni. One lemon, two lemon. Aspetta, dove sta? Giorno! Sto beccato un preparato. 3 giorno 5 6 bravo. Un limone, tre limoni. Sì, aspetta, calma. Un limone, mezzo limone, tre limoni. Ripeti. Che pasta. Un limone, mezzo limone, tre limoni. Un limone, mezzo limone, tre limoni. Sì. Sì, è di euro. Un limone, mezzo limone, tre limoni. E beh. Basta, africano mio. Un limone, mezzo limone, tre limoni. Mamma mia. Vieni a ca. Un limone, mezzo limone. Un milione. Oh. Un limone, mezzo limone, tre limoni. Un limone, mezzo limone, tre limoni. Vedi, guarda, sei l'unico che non riesce a un fare. Milione, mezzo milione, tre milioni. No, un limone, no. Mezzo limone, tre limoni. Un limone, mezzo limone, mezzo trilione. Sono arrivati ai trilioni! I trilioni! Adesso partiamo con questa invece. Un limone, 10 limoni, 100 limoni, 1000 limoni, 10.000 limoni, vai! Ma vaffanculo! Bravo! Bravo! Questa non la taglio! Questa non la taglio! Ma che è sta roba? We are Italian! Giorno 7. Olè. Allora, sono le ore una e basta. Bene. Una. 09. Facciamo l'after totale. Stiamo aspettando gli altri. Quindi non andiamo a dormire fino alle 8. Alle no, 8 alle 7. Perché alle 7, dopo, colazione e poi alle pullman. 7, colazione, dopo il pullman che andiamo all'aeroporto e torniamo in Italia. Ci dispiace tornare in Italia, però, yes. Perché vabbè, abbiamo c'erano fatto tanti quadri e tante sculture. Sì, ma abbiamo fatto tanti mila chilometri, però alla fine ci siamo divertiti, vero? Però yes, a far sempre qualcosa, si è ammazzata una gamba. Niente. Andiamo a far tagliando dai piedi quando torniamo. E infatti 30.000 km a ora. Ma tagli a rotta mano, tagliando. Io da fare. Tocca cambiare le gomme. E niente, vi terremo aggiornati ogni ora. Sì, ogni vedrete ora il degrado. Video. Mamma mia. C'ho paura. C'ho paura. Per il momento è tutto. Linea allo studio. Ciao Strisci. Ciao Strisci. Crampo in azione. Io ho detto che si. Giorno 7. Bravi, sono le 2 di? In punto. Le 2:05 di? Del di mercoledì 28 settembrici. Giovedì. Giovedì 28 settembrici. È 29. No. È il 28. Venerdì 28. Ok. Pensa. 2 di notte, seconda ora di after.
E tutto va bene. Ci siamo magnati un tubo di patatine. Un tubo e mezzo. Ci siamo scolati due o tre lattine di Fanta. Hai preso un crampo? No, ancora uno, Tu com'è? Io? Sì, tanto tra poco te ne tornerà un altro. Tutto a posto. Io dicevo. E niente. In ordine. Bene. Allora, Luigi, com'è? Tutto a posto. Per il momento c'è. Si raccontano le pantellette. Bene. L'ultima, come ha detto lui, è stata fotonica. Sì, sì, bella. E... Niente. Ci vediamo alle 3. Aspettiamo le 5, le 6, che dopo andiamo a finire. Fa la valigia. E alle 7 tocca fare colazione, sì. Perché alle 8 urgentemente parte il pullman per l'aeroporto. Ecco, da Napoli con furgone. Una volta era da Napoli con furgone, no? E niente, ci vediamo alle 3. Linea. Allo studio. Vai. Allo studio. Aspetta, prendi il bidone. Aspetta, Un cancro di... come dicevo? Giornata 8. No, che giornata? 12. Giorno 7. Sì, e domani fa la luna. Ascolta, 7, 3 di notte. Sono le 3, sì. Eccolo, ma oggi è la 7, non la 8. Quante volte? 7. 50 giornate? Oggi è la 7. Niente. Si va a giocare stasera. Ti lascia puttane il socio per fuori. Poi qua della puttana. Puttane il socio per fuori. Ciao. Mamma mia. C'è quel no, ha perso adesso. Ha perso. Ci sta fuori, Belli poi. Che si butta su. Lo sta. Niente da fare. Bene. Borgni arriva allora, sempre più tutto alto. Bene, non abbiamo bevuto. Tutto bene per amor modo di dire. Non abbiamo bevuto niente, però c'è una sbornia che ci porta via. Bene. Siamo nati. Si arrivavo, ci arriveremo alle 4. Mamma mia che sonno. Aspetta, fate inquadrare gli occhiali. C'entra la valigia, rivedete, guarda che borse. Mamma mia, va bene. Allora. Si arrivavo, ci arriveremo alle 4 per il momento. Aspetta, l'icone, aspetta. Una scommessa. Aspetta. Ah, e poi c'è la scommessa d'atto. Giorno 4. 7. Ore 4. After delle ore 4. Allora, siamo all'after sempre dell'ultimo giorno, pronti per la partenza. Sono le ore 4. E 4 minuti. 4 minuti e tutto va bene, più o meno. Beh, cioè, parte, siamo rimasti solo noi 4. Comunque se sta a mangiare sta salciucciotta, non si sa perché. Ma... alle 4 del mattino. Vabbè. Fa peggio di romani. Comunque. Io niente, l'ho mangiato anch'io, ne per di, però l'ho mangiato anch'io, però ero le 3, ne erano le 4. E allora, le valigie non sono pronte. La partenza è per le 7. La stanza è un casino. La stanza è un casino. È un casino totale. Dopo gli altri siamo mezzi imbriati. Noi siamo mezzi partiti di testa. Guarda, ma siamo ubriachi di questa. Ho dimenticato tutto sta aranciata per terra. Oh, ci devo l'altra in camera mia. A mo' attacco io. In camera mia c'ho l'acqua che devasta la stanza. Ho allagato in mezzo stanza. Di qui ci siamo persi. Di qui ci siamo tutti mezzi morti. No, io sono vivo. Bancone. Ci hanno lasciato, ma tutto va bene, no, ci hanno lasciato, come potete vedere la somma aumenta nelle nostre oddio, che ovviamente non solo io ma anche questi soggetti. Guarda, vedi qui che entra una valigia come le stanno qui, ci entrano due, pure se ti costano una scuola in casa. Tu che sei? Vieni qua. Io mi lasci cadere, tu mi porti su, poi mi lasci cadere. Insomma, ci siamo messi bene. La pizzeria di Kirkus, questa bella pizza di lì, diciamo, a nostro perfetto. Io ho un bisogno, vedo la terra che si muove ogni tanto, perché quella metropolitana c'è tutto libera, e quindi anche sulla terra, ogni tanto vedo che la terra come se
Secondo me è belli che spreggi. Nooo, brutta. Però spigliere un po' più là. Marca puttana. Oppure ti scarami la scena delle scimmie. Basta. Dall'anno vediamo se ce la facciamo a far vedere. Imprevedibile la rotta dell'amore. Cado. E le sei. Tu mi parti su e poi mi lasci cadere. Tu mi parti su vedremo un po' se stavamo per l'alba, se stavamo per essere lei, ma io che bellezza, che dolore, che bellezza, che dolore, che bellezza, che dolore. Attacchiamo la lattina, non c'è la rotta dell'amore. Che bellezza, che dolore, che bellezza, che dolore, che bellezza, che dolore, che bellezza, che dolore, che bellezza, che dolore. Buonanotte, buonanotte, 4:58 Non ho dormito per niente. E la taurina fa brutti effetti. A quando mi dico. Fa vedere, fa vedere. E non me lo pelato tu. C'è si fatto un casino fino alle 4. C'è si fa la cosa fuori. Inquadriamo le facce. Vabbè, buono questo. Manchi matti. Oddio mio. No, vabbè, mettiamo un velo pietoso, te prego. Giorno 7. Imbarco nell'aereo più grande del mondo. Sì, un jet privato della Ryanair. Bene, sia Perugia. Stiamo arrivando. Italy, we are coming. Oh yes. Adesso salimo le scalette, quelle fighe. Non posso più registrare, se no mi culano a sangue. Giorno 6, 5, 7. Siamo arrivati a Sant'Egidio. Eccoci qua, siamo arrivati. Aeroplanino. Bene. E adesso che facciamo? Go to home e domani tutti a scuola. Ah. Sì. Bella battuta. Bene, bene. Intervistiamo certi soggetti sconosciuti. Impressioni di questa Inghilterra? Molto brutti. Un po' a nord. Che è la chiusura? No, il hotel è merda. Beh, su quello sono d'accordo. Bello tutta, bello. Ciao. Turisti, soprattutto bello turisti. Ciao mamma, ciao, guarda. Guarda quanto cosa ne penso? Mi mancheranno le sculture. Anche da me, anche da me. Sono quelle tedesche. Bene, bene. Niente. Tu che ne pensi di questa Inghilterra? L'hotel, è solo l'hotel, la pecca. Giorno 7. Guarda che sta berriola. Io l'ho fatto a scarcare, ma io l'ho fatto a scarcare. Giorno 6. Bene. Giorno 6 allora. No, è 7. Ah, è 7. 6 giorni. No, 7. Questi li carichi tutti? Certo. Pronti? Allora, partenza. Fine e finalmente. La puttanella mi ha dato tutti un bacio. Siamo arrivati sani e salvi. Questo non si può pubblicare. Chi è quell'insetto? Finalmente. Si può pubblicare. Giorno 7. 7. Finalmente. Pasta e bidet. Oh, esatto, pasta e bidet. Hai detto bene. Meraviglia, ma pasta e bidet. Hai detto bene. Bene. Bene, alla prossima, tutto. Alla prossima e pizza, e pizza avventura. Avventura, questo ti aggiungerei. Aspetta che ti dica. Ti aggiungerei anche caffè. Sì, è giusto. Vabbè, e pizza allora. Grazie, grazie. Caffè Starbucks. Bene, e da questa avventura di London 2014 è tutto, alla prossima avventura. Lì allo studio. We'll be right back.
l'Italia se testa, l'elmo di Ciprio se cinta la testa. Dov'è la vittoria? Le borga la chioma, che schiava di Roma il Dio la creò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Hey! Il pompiere paura non ne ha. Tu c'hai paura? Timore. Abbiamo santa la parade del nostro cuore. Abbiamo santa Barbara dentro il nostro cuore. Il pompiere paura non ne ha. Il pompiere paura non ne ha. Bene, le scale mobili di London. No, basta. Bene. Ma c'è sempre il solito. Vittoria, le borga la chioma, le schiava di Roma, il Dio la creò. Diamo il biglietto, fratelli, testa, del municipio, sei scinta la testa, dov'è la vittoria? Le borga la chioma, perché schiava di Roma, il Dio la creò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì! Central Line. Che cosa pensi? Che cosa pensi? Della reception. Della reception del nostro hotel. I don't understand. Stop. No, cosa penso della reception? Sì. Cosa penso? Penso che se c'erano un branco di scimmie senza mani, c'è giunto. Allora, dove le ha presa l'erba? Qua. Tu dove l'hai presa l'erba? Ah! Volevi. Qua, anche tu! La Madonna! Bene, guardi, scusi, va a chiedere, va a chiedere un'informazione. De erba, iser. Iser. Ganja, ganja, ganja. Have you a ganja? Have you a ganja? Oh, andiamo da uno e faccio. Bene. Have you a ganja? Is er. Excuse me. Have you a ganja? Have you a ganja? Have you a ganja? Ciao mamma, guarda come mi diverto. Siete tutti nel backstage. Siete tutti nel backstage. Vi riprenderò nelle vostre notti insonni. E qual è il... Nelle vostre notti insonni. Nelle vostre notti insonni. Nelle vostre notti insonni. Alleluia. Alleluia. Diciamo questo luogo di perdizione e questo pozzo di peccati e depravazione. Giorno? 7. Bravo, è più sveglio oggi. Un po' più movimentato. Yeah.
il Signore è la mia sala. Ha fatto l'intrusa, padre! Ha fatto l'intrusa! E con lui non ero più. Perché manchi Mazzi! Bene, da London è veramente tutto, alla prossima esperienza lo diresti. Ciao. Giorno 7. Grazie. Corpo di Cristo. E sciopa. Sciopa. Parla con tuo giudizio.